Immagini da Milano San Siro, immagini dello scorso decennio, ma pur sempre immagini di una grande sfida di grandi campioni. Milan-Juventus su Milan TV torna la sfida fra rossoneri e bianconeri del 29 ottobre 2005. 12 anni prima dell'edizione 2017 della sfida che torna proprio il 29 ottobre 2017. Di fronte due squadre al top come fuoriclasse, come allenatori, come dominio sul calcio italiano. Fabio Capello allenatore della Juve, naturalmente Carlo Ancelotti allenatore del Milan. Avete visto i tifosi juventini con uno stendardo sul Liverpool. La Juventus naturalmente ha pagato un tributo pesante con i suoi tifosi ad una finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool all'Aisell nel 1985, però il riferimento dei tifosi bianconeri adesso era alla finale del 2005, dove buon per il Milan, le lacrime e sangue sono state semplicemente in senso figurato, ossia il 3-0, 3-3 con il Liverpool, poi la sconfitta ai rigori. Insomma, la vicenda invece delle vite umane perse all'Aisell nel 1985 era stata molto più drammatica e molto più grave per i tifosi della Juve, che riescono in ogni caso in occasione di Milan-Juventus a parlare del Liverpool anche in termini sportivi, fermo restando lo sdegno e il lutto generale del nostro calcio per quello che è accaduto all'Aisell nel 85. Attenzione Ibrahimovic, è iniziata la partita. 29 ottobre 2005, gara di andata del campionato 2005-2006. Il Milan sa che i tifosi juventini hanno gioito per la sconfitta dei rossoneri nella finale di Istanbul. Il Milan si sta ancora leccando le ferite per quella finale scudetto persa nel maggio dello stesso anno, maggio 2005, 1-0, gol di Trezeguet a San Siro, partita giocata la domenica pomeriggio perché Fabio Capello non voleva giocare la sera, voleva insistere sul Milan cotto proveniente dalla semifinale di Eindhoven contro il PSV in Champions League. Avete visto inquadrato l'arbitro Bertini, che era stato l'arbitro anche della famigerata partita del dicembre 2004, la partita assolutamente vergognosa e assolutamente da cancellare dagli annali dello sport per tutto quello che si è appurato poi, si è capito poi meglio che appurato c'era dietro. Quindi Bertini anche per Milan Juve a San Siro, anche per Milan Juve 2005-2006. Intanto due giocatori rossoneri a terra, le formazioni. La Juventus è scesa a San Siro quella sera con Chimenti in porta, in difesa da destra Zambrotta, Thuram, Cannavaro e Pessotto, a centrocampo da destra Camoranesi, Emerson, Vieira che qui vediamo inquadrato e Nedved, in attacco Trezeguet e Ibrahimovic. Questo lo schieramento dei bianconeri in calzoncini neri. Vediamo intanto Nedved che prova a mettere in mezzo, allontana di testa Serginho perché Serginho fa il difensore quella sera. Infatti la sua ultima stagione ad alto livello, la 2005-2006, perché poi all'inizio della 2006-2007 inizieranno i problemi prima all'occhio e poi alla schiena. Serginho la fa da difensore, il Milan in campo con Dida in porta, in difesa da destra Stam, Nesta, Maldini, Serginho, a centrocampo Gattuso, Pirlo, Seedorf, poi trequartista Kakà, davanti Inzaghi e Gilardino, attacca Camoranesi che dà palla dietro a Ibra, c'è la deviazione di Seedorf, avanza Paolo Maldini, Paolo Maldini in possesso palla, il tocco in avanti per Riccardo Kakà che cerca di superare Pessotto. Qui siamo nel tanto può proseguire l'azione del Milan, siamo nell'ottobre 2005, pensare poi che pochi mesi dopo, nell'estate del 2006, Pessotto sia stato protagonista del gesto che tutti conosciamo. Insomma, fa male a rivederlo così. Pessotto poi è caro a tutti i tifosi del Milan, che a buona memoria se lo ricorda, cresciuto nel settore giovanile del Milan, quindi insomma il dispiacere di quell'estate 2006 era soprattutto in relazione a Pessotto. Camoranesi protesta, ma erano incredibilmente attaccate al corpo le braccia di Seedorf, per cui diventa impossibile protestare. Avete visto Gianni Chedda, avete visto Del Piero, inquadrato Trezeguet. Era un Milan in serie positiva in campionato quello che ospitava la Juventus, solo che era una Juventus che vinceva sempre, per cui per il Milan era difficile recuperare il disavanzo maturato, accumulato nelle prime tre giornate di campionato. Difficile dal punto di vista mentale e psicologico la prima stagione rossonera post Istanbul. Infatti a volte il Milan dava la sensazione di funzionare a intermittenza. Ecco Stam che mette palla a terra, il lancio in avanti per Kakà, Kakà va al traversone, c'è la deviazione da parte di Cannavaro, anzi era stato Inzaghi ad andare sulla destra, Cannavaro gli ha deviato palla, quadrato Carlo Ancelotti.
Cannavaro segue lo sviluppo di questa azione. Cannavaro è andato, tanto il cross di Seedorf allontana in testa Vieira. Cannavaro è andato alla Juventus. Nell'estate del 2004, dopo alcune stagioni improduttive all'Inter. Cannavaro era andato all'Inter nella stessa estate in cui Nesta raggiunse il Milan. L'estate del 2002, San Siro gremito in ogni ordine di posto. Vedete che era ancora l'epoca dei tifosi avversari al primo anello, poi con gli anni sono saliti al terzo per non dare troppo fattore campo agli avversari, perché così ai propri tifosi avversari, anzi sono più vicini alla loro squadra i tifosi avversari che ai tuoi, perché i tuoi sono secondo anello. Quindi si cambiò da questo punto di vista. Giro palla Juve, Pessotto servito da Emerson. Sono diversi giocatori in questa Juventus che poi sarebbero approdati al Milan, come Zambrotta, come Emerson e naturalmente come Ibrahimovic, anche se Ibrahimovic prima di andare al Milan passò all'Inter e quindi al Barcellona. Accredita un calcio di punizione al Milan l'arbitro Bertini, possesso palla da parte di Maldini che avanza, la palla lavorata da Pirlo, mentre nel Milan c'erano alcuni giocatori che poi avrebbero giocato nella Juventus, anzi alcuni, solo uno, Pirlo, solo uno di questi sarebbe poi dei nostri in campo, del Milan vero, in campo di quegli anni, il Milan assolutamente vero di quegli anni sarebbe poi approdato nella Juventus, e cioè Andrea Pirlo. Quadrato Vieira, ex rossonero a sua volta, come ex rossonero era Pessotto. Vieira era stato nel Milan nella stagione 1995-96, aveva esordito in Coppa Italia contro il Bologna e aveva anche giocato alcune partite di fine campionato come quella contro il Piacenza, vinta 2-0 dal Milan, trasferta importantissima per la conquista dello scudetto. Finisce a terra Gattuso, attenzione perché seguiremo in questa partita un lungo duello fra Gattuso e Nedved. Gattuso è indiavolato, Gattuso ha il fuoco nel petto, perché insomma Gattuso non ci sta. Gattuso aveva sofferto tanto, il suo senso di giustizia aveva sofferto tanto per quel Milan-Juve 2-0 famigerato del dicembre 2004, per cui guardate lo sguardo di Gattuso, assolutamente iniettato di veleno, assolutamente avvelenato. Contatto Nesta-Ibra, avversari in Milan-Juve nell'ottobre del 2005, il loro primo grande duello fu nell'aprile del 2003 in Coppa dei Campioni, in Champions League fra Milan e Ajax, proprio qui a San Siro nei quarti. Attenzione Ibra, mette palla in mezzo. Giocarono ai ferri corti Ibra e Nesta in quel Milan-Ajax. Qui intanto è finita fuori la palla di Zlatan. Tocca adesso a Dida riprendere il gioco. Calcio di punizione a suo favore dall'area piccola. Ecco la palla lunga del portierone rossonero. Sfiora di testa Caccaccia, la deviazione di Vieira. Poi va Gattuso. Ancora Inzaghi che cerca di innescare Gilardino. Era una stagione, dicevamo, complicata dal punto di vista emotivo per il Milan. Tornare in campo dopo Istanbul non era facile, non sarebbe stato facile per nessuno. Tanto attenzione a questa avanzata di Nedved. La sua rasoiata viene controllata da Dida. C'è la grande rivalità fra tifosi rossoneri e bianconeri. Nedved era vissuto un po' dalla retorica avversaria come il cascatore, così come individuavano in questa figura i tifosi juventini Inzaghi, che in ogni caso prima di venire al Milan pur sempre nella Juve aveva giocato, mentre Nedved non aveva giocato nel Milan, quindi il milanismo non può essere responsabile di alcune delle caratteristiche di Nedved, alcune che erano quelle sbeffeggiate i tifosi avversari. Poi Nedved era evidentemente un grandissimo giocatore. Gilardino va alla rovesciata, Seedorf insegue palla, gliela arpiona Emerson che la scucchiaia in avanti per Camoranesi. Pressa Pirlo. In queste grandi partite bisogna aggredire ogni zolla, esattamente come ha fatto Andrea Pirlo adesso. Dicevamo della difficoltà di questa stagione. Il Milan era partito male in campionato. Nelle prime tre giornate il Milan aveva fatto solo 4 punti, una media bassissima per una squadra che era già fortissima l'anno prima e che aveva aggiunto Gilardino e Jankulovski. Jankulovski era ancora alle prese con l'infortunio da smaltire della Coppa Italia dell'anno precedente in Roma-Udinese. Invece Gilardino era già pronto, gioca anche dall'inizio questa partita. Palla lunga del Milan, ecco Inzaghi che calcia, ma Chimenti para. Racconteremo poi anche alcune cose su Chimenti, perché in campo Chimenti e non Abbiati. Gattuso intanto colpisce il palo, ma il gioco era fermo, Bertini aveva già fischiato, Gattuso aveva letteralmente travolto Vieira.
Gattuso va direttamente occhi negli occhi con Bertini. Gattuso ha l'occhio pessimo, sarebbe stato da giallo. Perché non viene ammonito Gattuso? Perché non viene ammonito Gattuso? Non si è dello spirito giusto per ammonire Gattuso? Bisogna naturalmente nel calcio, nello sport, nella vita essere sempre tutti a posto con la propria coscienza. Ecco i tifosi bianconeri che incitano i loro giocatori. Dicevamo del campionato iniziato male dal Milan, quel pareggio di Ascoli con l'arbitraggio di De Santis che lascia giocare il Milan per un tempo su un campo assolutamente improponibile per una partita di calcio, poi la vittoria per 3-1 con il Siena e la sconfitta di Genova con la Sampdoria, un 2-1, una brutta sconfitta, solo 4 punti in 3 partite, pochissimi. E il Milan però era di grande valore, tant'è vero che il giorno dopo quel Sampdoria-Milan 2-1, il Milan andò in vantaggio con Girardino ma poi venne rimontato dai blucerchiati, il giorno dopo ben 5 giocatori del Milan vennero premiati da San Siro perché inseriti nella top 11 della FIFPro, calciatori professionistici di tutto il mondo, ben 5 rossoneri erano stati inseriti nell'11 ideale della stagione precedente. A terra Gattuso, c'era anche Pessotto, e quindi il Milan era partito male, però poi la squadra seppe riprendersi, tant'è vero intanto il controllo da parte di Vieira, tant'è vero che il tentativo di controllo, perché poi la palla schizza indietro, c'è Zambrotta e possesso palla, il Milan che arriva a questa partita con la Juve è reduce da 6 vittorie consecutive. Milan ha vinto poi, questa era la terza partita nel giro di 6 giorni, perché 29 ottobre 2005 2 partite del Milan, una la domenica pomeriggio col Palermo come è stata la domenica pomeriggio del 2017 con il Genoa, una in trasferta con un gol subito a Empoli 3-1 il mercoledì, turno intrasettimanale in quel ottobre 2005, così come lo è stata anche nel 2017 Chievo-Milan 1-4, e poi la partita Milan-Juventus il sabato sera, solo che nel 2005 si iniziò alle 20:45, nel 2017 il via alle 18. Però la struttura della settimana era lo stesso, in questa settimana il Milan aveva battuto 2-1 il Palermo, perché qui vediamo Inzaghi in campo, ma Inzaghi era appena rientrato da 2 anni in cui aveva giocato poco e niente, si era appena rimesso a posto, le sue corse in solitaria sulle spiagge di Anversa con il solo Ancelotti che gli scriveva i messaggi di incoraggiamento. Quindi il Milan aveva vinto la domenica pomeriggio contro il Palermo 2-1, Palermo che era andato in vantaggio, poi rimonta Milan 2-1. Il mercoledì il Milan è andato a vincere a Empoli 3-1, doppietta di Girardino, e intanto Capello scherza con Morganti, e segnò anche Vieri, l'unico gol di Bobo Vieri con la maglia del Milan in campionato lo segnò proprio nella settimana di Milan-Juve, quando il Milan vinse a Empoli 3-1, e quindi il sabato Milan-Juve, per cui era un Milan che si era ripreso a livello di classifica. Poi la Juventus dava degli stimoli pazzeschi, perché quando giochi con la Juve, anche se hai giocato il mercoledì, poi è chiaro che la stanchezza si azzera, vai di adrenalina e butti in campo energie che magari non sapevi nemmeno di avere. Ancora il possesso di Sandro Nesta, che apre il gioco tutto da questa parte per Serginho. Serginho tiene palla in campo, il lancio lungo, poi con il petto Cannavaro verso Chimenti. Quadrato, Camoranesi, Zambrotta avanza, mette il piedone Maldini. Ancora Thuram che allarga sulla destra per Camoranesi, il lancio in profondità, va Ibra, sfiora la palla, ma la prende Dida. Ancora Seedorf, Pirlo per Gattuso, Gattuso passa in mezzo a due, passa in mezzo a Nedved ed Emerson, allarga il gioco molto bene per Kakà che parte defilato, parte da destra, il tocco per Pirlo. Ancora Seedorf, ancora Seedorf che dà palla dentro a Girardino, Girardino alle spalle difensore avversari, Seedorf para su destro, il tiro deviato, gol, battuto Chimenti 1-0 Milan al 13°, rossoneri in vantaggio. Eccolo il sorriso di Seedorf, prima la tensione poi il sorriso, il gruppo si abbraccia, c'era una voglia pazzesca da parte di tutto lo stadio, da parte di tutto il Milan di battere quella Juventus quella sera. Quando si ha una voglia davvero pazzesca poi arriva tutto in campo, anche Bobo Vieri gasatissimo per il gol del vantaggio del Milan, rete di Clarence Seedorf, un'azione avviata da Girardino, e quindi Seedorf con la mano sinistra fasciata esulta, qui vediamo Trezeguet, l'azione l'aveva in effetti avviata Seedorf, è stato molto bravo, Girardino poi
ha sempre avuto nelle sue corde, nelle sue caratteristiche, quello di fare queste giocate. C'è la deviazione di Vieira che tradisce Chimenti. Perché c'è in porta Chimenti, il terzo portiere della Juve? Una storia che viene da lontano e riguarda sempre un Milan-Juve, perché nell'agosto del 2005 si gioca, come di consueto in quegli anni, il trofeo Luigi Berlusconi. Il Milan vince 2-1 e nell'occasione del gol di Kakà si infortuna Buffon, perché c'è un colpo involontario di Kakà alla spalla di Buffon. Buffon dovrà stare fuori per molto tempo e a quel punto il Milan con Silvio Berlusconi fa il gesto riparatore per venire al nostro torneo, al nostro trofeo Luigi Berlusconi. Si è infortunato Buffon e allora, dal momento che il Milan aveva Cristian Abbiati, che doveva andare al Genova, era del Genova, però poi il Genova venne retrocesso per una vicenda di illecito sportivo di Genoa-Venezia in Serie C e non avrebbe più giocato in Serie A, allora Abbiati tornato al Milan e il Milan ha pensato, beau geste da parte di Silvio Berlusconi, di concedere in prestito Abbiati alla Juventus. Quindi era diventato Abbiati il portiere effettivo dei bianconeri di Capello in assenza di Buffon, Abbiati il secondo portiere della Juve dopo Buffon e prima di Chimenti. Quella sera infatti si pensava tutti che Abbiati avrebbe giocato per la prima volta contro il Milan. Si aspettava tutti che sbucasse dal sottopassaggio Abbiati, invece Chimenti, indisposizione di Abbiati, indisposizione mai chiarita del tutto, insomma una disposizione sua che fa parte della privacy di Abbiati, probabilmente un disturbo intestinale dell'ultimo momento, così si capisce, e quindi niente Abbiati, va in porta Chimenti, e Chimenti viene già chiamato in causa per questo gol, ma questa è una palla difficile perché senza la deviazione di Vieira probabilmente Chimenti era anche al posto giusto, al momento giusto per prendere quella palla. Ma la deviazione di Vieira complica dannatamente la traiettoria della palla. La palla va dentro, il Milan in vantaggio. Zambrotta, il colpo di testa da allontanare del Milan. Recupera Gilardino. Gilardino viene sopravanzato da Emerson che dà palla a Nedved. Feroce Paolo Maldini, avete visto? Avete visto? Guardate che corsa Paolo. Meraviglioso, palla lunga. Ancora Inzaghi. Prepotente e perentorio Paolo Maldini. Inzaghi voleva la palla Maldini. Siamo nel mese di ottobre del 2005, un mese di ottobre che Maldini aveva iniziato con una doppietta, udite udite, proprio così. Nella prima domenica di ottobre del 2005, Milan Regina 2-1, doppietta di Paolo Maldini. Quindi era un Maldini in grandissimo spolvero, abbiamo visto fisicamente poco fa lo strappo che ha avuto, un cost to cost incredibile da una parte all'altra del campo. Cannavaro, l'appoggio sulla destra per Zambrotta. Poi Seedorf interviene su Trezeguet. Seconda stagione consecutiva con il duello Milan-Juventus per il titolo. Anche se il Milan poi arrivò a dicembre terzo, ma si riprese poi cammin facendo. A terra Pirlo. Fallo commesso dal Puma Emerson. Allora c'è Stam che tocca per Kakà. Kakà dà questa palla dentro per Inzaghi, Inzaghi per Gilardino, colpo di tacco. Due interventi positivi della difesa bianconera e poi Pavel Nedved porta sulla sua squadra Nesta. Si intrecciano le gambe di Nesta e di Ibra, anche per Nesta mano sinistra fasciata come per Seedorf. Avete visto adesso perpendicolari le due mani fasciate nell'inquadratura dall'alto. Trova pane duro Ibra. Con Nesta in serata chiunque, anche Messi è finito sotto. Vediamo allora Zambrotta. Serginho va a chiudere, poi Pirlo. Forse un fallo da parte del Milan, ma non interviene l'arbitro Bertini. Rossoneri che restano in vantaggio. Gattuso, palla persa da Pirlo. Gattuso, attacchetto alto, enormi i palloni recuperati dal Milan. Milan cattivissimo, feroce, adrenalina a mille. Seedorf, palla dentro per Kakà, Kakà limite dell'area, Kakà finisce a terra, non c'è fallo, riparte la Juventus, Kakà guarda l'arbitro ma l'azione è ricominciata. Camoranesi, partita mozzafiato da una parte e dall'altra, in men che non si dica, e allora avanza Vieira, evita di buttare il pallone Bertini, poi c'è il traversone di Pessotto, la deviazione, Serginho avanza per Seedorf, poi finisce a terra Gila. Quadrati, loro, i due dirigenti dell'epoca della Juventus. Gilardino a terra, calcio di punizione a favore dei rossoneri. Riparte Gattuso, Gattuso alla palla sul sinistro, c'è una deviazione da parte di Thuram
che poi va ad evitare il calcio d'angolo. Palla lunga da parte di Thuram, il colpo di testa di Pirlo, la palla esce, Carlo Ancelotti applaude il suo giocatore. 2004-2005-2005-2006, gli anni del grande duello Milan-Juve, ed è Fabio Capello a rendere rovente l'atmosfera. Milan e Juve avevano lottato anche il campionato precedente, ma nessuno aveva esagerato. Shevchenko a bordo campo, assente di rilievo della partita. Nel 2004-2005 è finita 0-0 ai noi a Torino. Serginho intanto viene fermato da Zambrotta e 1-0 per la Juve a San Siro. Nel 2005-2006 questa è la prima partita, la seconda al ritorno finirà 0-0 con arbitro De Santis ed espulso Gattuso. Gattuso espulso anche perché, come vedremo in questa partita, avrebbe fatto un po' il diavolo a 4. Pessotto tiene palla, vicino a Pessotto c'è Inzaghi, a terra intanto Vieira. Juventus che mette fuori il pallone, pubblico di San Siro impietoso nei confronti del giocatore juventino a terra. In effetti Seedorf lo aveva toccato duro. Splendida questa inquadratura della folla di San Siro, un muro di folla autorevole, carico. Seedorf e Vieira a contatto con la partita che deve ancora ripartire. Sull'1-0 Milan la rete è messa a segno da Seedorf al 13° del primo tempo. Incredibile vedere anche la Juventus in campo. Siamo nell'ottobre, ripetiamo, del 2005, e pochi mesi dopo tutti questi giocatori non avrebbero, gran parte di questi giocatori non avrebbe più indossato la maglia della Juve, perché a causa di Calciopoli Zambrotta sarebbe andato al Barcellona, Thuram a sua volta avrebbe lasciato la Juventus per il Barcellona, Cannavaro al Real Madrid, Emerson al Real Madrid, Vieira e Ibrahimovic all'Inter. Sarebbero rimasti in pochissimi di quella Juve: Pessotto, Nedved, Trezeguet, insomma una squadra che stava per essere totalmente divelta dallo scandalo di Calciopoli. Palla uscita dal controllo della Juventus ed è stata recuperata da Nelson Dida, che si prepara a riprendere il gioco. Palla sul sinistro, lancio lungo di Nelson, inseguono il pallone i bianconeri, alla meglio Thuram, va a Zambrotta, quindi Camoranesi, quindi Emerson che alza palla, poi è Vieira che con il destro cerca di lanciare Trezeguet, recupera Maldini, Serginho fa un gran lavoro su Camoranesi, porta leggiadria, porta grazia Serginho con questa giocata in una serata dai tacchetti caldi, dai bulloni roventi, come si diceva retoricamente una volta. In effetti partita tosta, partita cattiva a San Siro. Qui rivediamo il gol del 1-0 del Milan. Niente da fare per Chimenti. Stranissima la deviazione di Vieira, peraltro. Eccolo Thuram. Thuram che prova a lanciare in avanti, c'è Serginho che tocca verso Seedorf. La palla esce e San Siro incoraggia il Milan che rimane in zona d'attacco. Inquadrato Vieira, poi il controllo da parte di Chimenti. Avanza Nedved, Ibra se la deve vedere con Nesta. Poi Gattuso sbuca dai blocchi bianconeri. Ibra deve dividere Gattuso ed Emerson. Gattuso vede fantasmi ovunque. Rabbia sportiva all'ennesima potenza per Rino.
Paolo Maldini alla fine gli eccessi non li gradisce, le distorsioni non le gradisce, quindi con la curva che asseconda invece tutto quello che ha Rino nel petto. Emerson ha ancora qualcosa da dire al suo avversario. La palla torna indietro dalle parti di Nelson Dida. Eccolo Emerson. Alla fine si stringono la mano, dicendosi ancora qualcosa, ma si stringono la mano. Pensare che nell'ottobre 2005 erano così rivali, poi nel dicembre 2007, quindi poco più di 2 anni dopo, avrebbero vinto insieme con la stessa maglia, quella del Milan, il mondiale per club a Yokohama contro il Boca Junior, Gattuso ed Emerson. Avanza Stam, che allarga il gioco sulla destra per Kakà. Rivedere le partite sapendo quello che è accaduto poi è molto molto particolare, perché ci sono storie che il futuro avrebbe intrecciato e che al momento della partita non ti sogneresti nemmeno lontanamente di immaginare. Qui un brutto fallo di Vieira ai danni di Kakà, viene ammonito il numero 4 della Juventus. Bertini severo nei confronti del giocatore francese. Insomma, è stato proprio colpito a mano aperta Kakà. Adesso c'è il calcio di punizione a favore del Milan. Quadrato Gilardino. Ecco il cross, la deviazione. Kakà, 2-0! 2-0! La palla in area di rigore, Kakà non se la lascia sfuggire. Fino a questo momento non aveva fatto grandi cose Riccardino, ma al momento giusto piazza una girata spietata. Raddoppia Riccardo Kakà. Freddo e gelido Carlo Ancelotti, consuma dentro la sua gioia e la sua soddisfazione. Sentiva moltissimo le partite con la Juventus. Il rimpallo è generato da Cannavaro, poi quasi al dischetto, mentre Inzaghi era assolutamente in linea. Kakà ribadisce in porta una palla che non era ancora controllata da nessuno, era una palla in libera uscita. E ci ha pensato Kakà a destinare la palla in fondo alla rete. Qui vediamo Seedorf. Tocco all'indietro. Lancio lungo da parte di Chimenti. Colpo di testa di Gattuso. Rino è a terra avendo male. Deviazione di testa di Gattuso. Qui rivediamo il gol di Kakà con una palla che ha avuto dopo la prima deviazione di Cannavaro un effetto stranissimo, la sfiora Trezeguet, rimbalza in maniera particolare, non era facile da impattare, ma Kakà ha trovato la coordinazione giusta. Palla stimolante per lui, pesantissima ai fini del risultato. Due gol del Milan in 28 minuti. Milan grondante determinazione, Milan furente. Quello del 29 ottobre 2005, vedete, una panchina importante della Juve, c'era anche Mutu. Va Gilardino, quindi Gattuso. Nedved da palla indietro per Camoranesi. Ancora Nedved. Serginho impatta in scivolata. Quadrato ancora Serginho, poi va a recuperare palla Chimenti.
impietriti dirigenti bianconeri in tribuna d'onore. Insiste il Milan con questo controllo all'indietro da parte di Vieira. Un fuorigioco da parte di Trezeguet. L'assistente Ivaldi, che era di primissima fascia a livello di assistenti in quel calcio, vedete Abbia non al meglio, non stava bene, un po' indisposto, è in panchina. Abbiati nel 2017 team manager del Milan, nel 2005 era secondo portiere della Juventus, anche se alla fine poi gioca Chimenti. Bertini dialoga con i giocatori in campo, ancora Kakà che fa una bellissima giocata, poi l'intervento in chiusura dei giocatori bianconeri. Qui vediamo ancora Nedved che imposta all'indirizzo di Vieira. Milan dopo questa partita con la Juventus era atteso da un confronto casalingo contro l'Udinese. Era un Milan quello che sarebbe entrato molto molto bene nel mese di novembre, poi però ci sarebbe stato proprio fra novembre e dicembre un calo. Un calo determinato al fatto che il Milan nelle partite di Champions si giocava molto e quindi dava la precedenza alla Champions piuttosto che al campionato. Alcune partite storte come quella di Firenze, come quella di Verona con il Chievo. Peraltro l'ultima sconfitta conosciuta del Milan contro il Chievo avviene proprio in quella stagione, nel novembre 2005, quando il Milan perde 2-1 al Bentegodi contro il Chievo. Segnò il tir Tiraboschi. Da quel momento in poi il Milan non ha più perso a Verona contro il Chievo. Qui vediamo Kakà che sottrae il pallone al controllo di Nedved, quindi Gattuso. Il pallonetto, la palla arriva dalle parti di Serginio. Serginio avanza, salta Camoranesi, ecco Serginio, si fa tutto il campo, la libellula rossonera, poi c'è il controllo da parte della Juventus. Ecco Ibra lotta duro ma con Maldini e Nesta, cattivi e intensi come stasera non ce n'è. Zeedorf, fallo da dietro di Camoranesi, Bertini lascia correre. Alza le braccia in segno di protesta, abbiamo visto solo le braccia alte in basso sul teleschermo da parte di Carlo Ancelotti. Poi Nedved che allarga su Pessotto, si fa sentire San Siro. San Siro non vuole questa azione perché deve essere fermato tutto per il fallo su Zeedorf. Ancora Pessotto tocca all'indietro, Emerson, quindi Vieira. Camoranesi, Gattuso lo manda per le terre, poi un'entrata molto dura di Gattuso. Qui per la verità Gattuso avrebbe dovuto essere ammonito, infatti Rino, anche se non aveva affondato del tutto i colpi quella sera, Rino era obiettivamente sopra le righe. Come tifoso allo stadio in quel momento sei in totale complicità, in totale feeling con un atteggiamento così guerriero come quello di Gattuso, però dal punto di vista arbitrale avrebbe dovuto essere ammonito. Poi capiamo e giustifichiamo tutti i motivi che aveva nel cuore Gattuso, però dal punto di vista strettamente arbitrale ha già fatto diversi interventi mezzi e mezzi, e quando un giocatore scende in campo così gli arbitri normalmente un giallo lo tirano fuori. Bertini evidentemente quella sera non se la sentiva, avrà avuto i suoi motivi. O non ha ravvisato gli estremi del giallo nella condotta di Gattuso. Vediamo, Zambrotta tiene palla sulla tre quarti difensiva della Juve, testa alta Zambro,
Ecco il tocco per Camoranesi. Camoranesi lancia in avanti. Si fa sentire anche da Cannavaro la curva rossonera, con un coro personalizzato, insomma, non dei più amichevoli. Controlla Gilardino, rilancio di Seedorf. All'inseguimento del pallone sia Inzaghi che Thuram. La palla torna da Chimenti. Insomma, affrontare una Juventus atomica senza Shevchenko, dici chissà come andrà a finire. E invece il Milan è 2-0 dopo 34 minuti di gioco, una partita peraltro nella quale non ci sono state molte occasioni da gol. La Juve non ha avuto occasioni da gol, il Milan non ha avuto occasioni da gol, i due gol e basta. Quindi una partita molto vicina fra le due squadre, molto collosa, bottonata e coperta, due squadre in totale equilibrio, però il Milan ha buttato due volte la palla dentro, che non è un piccolo particolare, però a volte ci sono le squadre che dominano, che creano tante occasioni e segnano due gol, oppure le squadre che segnano due gol con le occasioni magari create dall'avversario. Qui invece zero occasioni da una parte all'altra, solo i due gol. Seedorf, fino a questo momento, Seedorf prova ad andare via, Emerson riesce a strappargli il pallone, ancora Emerson, da palla dietro Zambrotta, il colpo di testa poi di Nesta, va Serginho, recupera Thuram che sospinge in avanti la Juventus, o quantomeno prova a farlo, avanza Camoranesi, Stam cerca l'anticipo perché povero Ibra, povero fra virgolette, ma insomma quella sera andò un po' così. Se non hai Nesta o Maldini, c'è Stam che viene a ringhiare sulle tue caviglie. Vediamo l'avanzata di Pessotto. Pessotto che dà palla ancora a Vieira, sale Zambrotta, Zambrotta va al cross. San Siro aiuta in tutto e per tutto la squadra nel processo, la squadra rossonera nel processo di demolizione della Juventus in corso quella sera. Torna su Milan TV, Milan Juve del 29 ottobre 2005. Con Dida che è pronto a riprendere il gioco, Mutu che si scalda. Mutu che era un giocatore di grande qualità che la Juventus teneva in panchina. Colpo di testa di Thuram, poi va Maldini. Ancora il controllo di Seedorf. Ecco Serginho. Serginho da palla dentro a Gila, Gila attaccato da dietro a Camoranesi, la palla schizza verso Pirlo che cerca di tornare da Serginho, ottima idea ma sviluppata con un lancio molto molto lungo, irraggiungibile anche attraverso un grande scatto da parte di Sergio. La palla esce, ecco Pessotto che si appoggia a Thuram. Camoranesi, il cross con la palla che esce, quadrato proprio Camoranesi, quindi Mutu intanto va a scaldarsi un giovanissimo Giorgio Chiellini per la Juventus, un Giorgio Chiellini giovanissimo. Corradini nello staff di Cappello, allarga il gioco Pessotto, Pessotto per Nedved, Nedved da palla in avanti, Ibra viene attaccato da Nesta, Gattuso ha rischiato di far male anche a Nesta. La rimessa con le mani di Pessotto, poi Stam va in rovesciata, quindi Inzaghi, Ibra tocca per Emerson, Emerson da Camoranesi, Camoranesi fa partire un cross coperto da Gattuso, ancora Camoranesi che mette a terra Seedorf, c'è il rilancio da parte del Milan, Gilardino, Gattuso di piattone molto in profondità per Pirlo, poi c'è il rilancio di Chimenti, Gattuso era riuscito a mettere il piede davanti a Thuram, poi gli viene fischiato un fallo contro, se la prende con il destino cinico e baro da una parte, con il prato di San Siro dall'altra, Rino,
che ha già recuperato la sua posizione. Pazzesche le motivazioni che ha Gattuso quella sera, pazzesche. Camoranesi, Zambrotta a duello con Serginho, un cross, la deviazione di Stam. Poi nel 2008, quasi tre anni dopo questa sfida, ci sarebbe stato proprio un avvicendamento fra Serginho e Zambrotta, che poco fa erano a duello. Nel maggio 2008 Serginho lascia San Siro, lascia il Milan e lascia il calcio. Nel luglio 2008 arriva Zambrotta al Milan. Tanto recupera Stam. Due stagioni del Milan a Stam, questa è la seconda e ultima. Qui ha rischiato in disimpegno, la palla ha picchiato contro la caviglia di Nedved, poi il rilancio di Serginho. C'è il recupero da parte della Juventus con Nesta che va a chiudere perentorio su Ibra. Riparte Kakà, Kakà fermato da Emerson, la palla esce. E viene ancora inquadrato il fuoriclasse rossonero. Sul 2-0 Milan grazie ai gol di Seedorf e Kakà, tabellino impreziosito da due grandi giocate. Intanto c'è un brutto intervento di Thuram. Vediamo il contatto con Gilardino, ha preso una gomitata tremenda, un pugno in pieno volto Gilardino da Thuram. Il difensore di Guadalupe ha davvero colpito in maniera proditoria Gila. Si arrabbia Alberto. Intanto Pessotto lascia la fascia di capitano. Esce dal campo il popolare per i tifosi bianconeri Pesso, così come recitava la sua abbreviazione. Mentre all'epoca il team manager bianconero Alessio Secco alle spalle di Gianluca Pessotto. La palla torna da Chimenti, dato avete visto in basso sul teleschermo, rientrava in panchina il fisioterapista Silvano Cotti, che seguiva all'epoca in tutte le squadre Bobo Vieri. Dal momento che Vieri era al Milan, Cotti era arrivato al Milan, poi al termine della stagione anche Cotti avrebbe lasciato il club rossonero, come Vieri, che a metà stagione sarebbe passato al Monaco perché voleva giocare i mondiali, non giocando nel Milan temeva di non arrivarci. Però nemmeno andando al Monaco poi Vieri riuscì a raggiungere la convocazione di Marcello Lippi. Kakà di prima, splendida questa giocata di Kakà per Gattuso. Gattuso va, avanzata incredibile, mareggiata da parte di Gattuso per Gilardino. Gilardino va al cross, la palla viene deviata, quindi Nedved. Nedved dà palla sulla sinistra per Chiellini. Ancora Nedved. Emerson cerca Camoranesi, arriva benissimo Sandro Nesta. Quindi Seedorf. Seedorf porta via palla a Trezeguet, che vediamo in copertura difensiva. Vedere Trezeguet difendere su Seedorf sul 2-0 a favore degli avversari è un'immagine più unica che rara, che dà un po' l'idea della situazione del campo, dell'evolversi della partita, della dinamica di un Milan-Juve che vede un Milan assolutamente indiavolato. Gattuso su Nedved, si arrabbia Capello, che in quegli anni rilasciava sempre dichiarazioni pepate sul Milan. Prima di un Bayern Milan di Champions League disse: papale papale, favorito nettamente il Bayern, poi regolarmente passò il Milan. Ricordiamo al termine di un Milan-Roma 2-2, Capello disse: il Milan ha pareggiato in maniera casuale. Erano anni in cui Capello aveva sempre dichiarazioni molto polemiche nei confronti del Milan. Quadrato intanto Ibrahimovic, mentre avanza Kakà. E nel 2017 Capello allena lo Jiangsu Suning, una squadra della galassia Inter.
quindi tutto questo milanismo in cappello, facciamo fatica onestamente a vederlo. Beato lui che ogni tanto a intervalli regolari lo esibisce. Fallo di Emerson su Kakà, aveva provato anche Chiellini a intervenire. Quadrato Carlo Ancelotti. Avete visto la sinistra di Carlo Ancelotti, Leonardo Meani, che all'epoca era il dirigente accompagnatore addetto agli arbitri. Tirato dentro il buon Leo, che non avrebbe fatto male a una formica. Vediamo, calcio di punizione, Pirlo, il tiro, Pirlo gol! Chimenti non ce la fa! Chimenti non ce la fa, sovrastato dal dover giocare una partita così importante, probabilmente l'ha saputo all'ultimo. Non poteva far nulla sul gol di Kakà. Sul primo gol c'era stata la deviazione di Vieira, strana, particolare, anche se aveva dato la sensazione di indietreggiare un po' lento Chimenti. Poi qui Pirlo aveva colpito con la palla, con la tecnica della punizione denominata la maledetta. Però qui le responsabilità di Chimenti sicuramente ci sono, avete visto. Serratissimo il mascellone di Fabio Capello in panchina a questo terzo gol subito dalla formazione bianconera. Tre gol in un tempo, il Milan si ritrovava praticamente, ricordiamo gli scongiuri di tutti i tifosi del Milan in quell'intervallo, a pochi mesi da Istanbul contro la Juve, in una, dopo una finale di Champions League, maledetta quella sì, non la punizione, la finale. E in una sorta di finale scudetto anticipata, il Milan si ritrovava 3-0 all'intervallo, e quindi capite che era un passaggio psicologico notevolissimo. Infatti i tifosi del Milan in quell'intervallo non volevano dire assolutamente nulla, perché era ancora vivido, fresco, amaro, tagliente, sanguinante il ricordo del 3-0 al Liverpool. Chi non salta bianconero è tutto lo stadio. 29 ottobre 2005 torna su Milan TV un Milan-Juventus, vedete, da tanto saltellano, avete visto che da tanto saltellano i tifosi, tanta l'adrenalina è dentro lo stadio che aveva tremato anche un po' l'inquadratura totale dall'alto della telecamera fissa. Poi Cannavaro, quindi Thuram e Vieira lavorano il pallone, eccolo Thuram. Primo tempo che sta per finire e quindi il Milan va negli spogliatoi in vantaggio 3-0. Prima o poi avrebbe dovuto ricapitare al Milan e ricapita proprio contro la Juventus. Però non ci saranno nemesi, come poi avremo modo di seguire e di continuare a entusiasmarci nel secondo tempo di questo Milan-Juve dell'ottobre 2005 su Milan TV. Maldini finisce a terra sull'intervento di Ibra. E allora Paolo guarda con lo sguardo, si rivolge con lo sguardo appuntito a Ibra. Vediamo Serginho. Lancia in profondità, e questo l'ordine di Maldini. Lascia correre ancora Bertini. In fuorigioco Gilardino. Sceva felicissimo, inebriato, estasiato da questo primo tempo della squadra, ma si continua a giocare. Va oltre i due minuti di recupero alla fine del primo tempo Bertini. San Siro si fa sentire, colpo di testa di Stam, anticipato Kakà da Chiellini che ci prova, poi lo mette a terra Nesta che viene ammonito. Capannello attorno a Bertini. Guardate Paolo, guardate Paolo, guardate Paolo che non ama le proteste all'arbitro. Paolo truce, cattivissimo nella protesta. Non era un fazioso nemmeno nelle proteste all'arbitro Maldini. Qui la tesi sostenuta da Nesta e Maldini dello sfondamento di Chiellini, però ormai la punizione è stata accordata a favore della Juventus. Ho preso il pallone, dice Nesta. Inzaghi ha qualcosa da dire, Camoranesi gli schiaccia il piede. È convulso tutto in quella serata, tutto convulso, tutto teso. Quadrato Pirlo, barriera Milan. C'era stato qui un fallo di mano, aveva portato la mano in avanti Chiellini. Poi sulla punizione della Juventus, guardate Gattuso, guardate Gattuso, trascinante, pazzesco. Vanno da Bertini i giocatori della Juventus, qui li vediamo.
Gattuso che è andato a parare questa punizione. Nesta e Cannavaro vicini, compagni di nazionale. Cannavaro scherza con Nesta pur sotto di tre gol, c'era un mani abbastanza netto da parte di Gattuso. Insomma, pur con tutte le tensioni e le cose che sappiamo nei confronti della Juventus, Gattuso l'ha passata enormemente liscia quella sera. Quadrato Carlo Ancelotti, serissimo, ancora teso nonostante il largo vantaggio a favore del Milan. Non è stata una partita spettacolare. Quel Milan di quella stagione in particolare, 2005-2006, veniva valutato come una squadra molto dotata tecnicamente, una squadra raffinata, una squadra di classe, ma poco pesante, poco carrozzata, cioè una squadra da terreno morbido e non da terreno pesante. Invece era riuscita ad affrontare quella Juventus sul piano proprio della intensità atletica, della vigoria fisica, dell'energia mentale, una grande intensità, una grande applicazione, una grande concentrazione, un grande pressing, tutte cose che il Milan faceva fatica ad esibire con continuità. La Juventus da quel punto di vista era più un mix, aveva giocatori di colpi, di guizzi e di tecnica, ma anche tanta tanta solidità, e nello scontro diretto almeno il Milan riuscì quella sera a vincere la partita sul piano proprio dell'intensità, del ritmo, dell'abnegazione, della ferocia. Vediamo Chimenti che è pronto a rilanciare palla, colpo di testa di Seedorf, Nedved anticipa Gattuso, va Seedorf, quindi Camoranesi che restituisce palla al suo compagno di squadra Vieira, quindi Thuram. La palla torna a Camoranesi, riparte la Juventus con Chiellini, ecco Kakà che da palla Inzaghi, Inzaghi finisce a terra. Fallo è stato di Cannavaro. Decisione che Cannavaro non gradisce, si fanno sentire ancora i tifosi del Milan mentre sta per battere la punizione Pirlo. Va Pirlo dalla bandierina, allontana alzando il gambone sinistro Emerson. Grandi protagonisti, insomma, era una sfida stellare, campioni e fuoriclasse sia da una parte che dall'altra. Ecco Gattuso per Pirlo, Pirlo riesce ad allargare il gioco dalle parti di Serginho, Serginho si porta palla sul fondo, l'ultimo tocco forse bianconero, voleva il calcio d'angolo anche la folla di San Siro, vedete un occhio totalmente aperto da parte di Serginho, l'altro un po' più chiuso, aveva avuto dei problemi agli occhi Sergio, però quello che poi lo fermò davvero per tutta la stagione 2006-2007 fu la protrusione di scale alla schiena. Milan ha avuto storicamente di queste vicende che hanno fermato i propri giocatori per intere stagioni, pensiamo all'occhio di Gattuso nel 2011-2012, il cuore di Cassano, la schiena di Nesta nel 2008-2009, la schiena di Serginho nel 2006-2007, a volte succedevano cose molto molto particolari, sfortunate alla rosa rossonera. Gilardino, Gilardino allarga il gioco per Seedorf, Seedorf si porta sul fondo, viene atteso sia da Zambrotta che da Thuram, poi Pirlo prova ad allargare la traiettoria del pallone, quindi Gattuso che va di pallonetto verso Pirlo, Pirlo avanza, palla dentro e c'è il controllo su Gilardino. Ancora il recupero palla da parte di Gattuso, Pirlo appoggia a Maldini, Maldini lancia verso Serginho,
Seedorf perde palla, Emerson allarga per Vieira, Vieira in verticale per Ibra che restituisce, Gattuso cerca ancora di riconquistare palla. Chiellini era un giocatore che era arrivato alla Juventus dagli anni del fallimento della Fiorentina. E la Juventus iniziava a svezzare, sarebbe diventato evidentemente, come sappiamo, un grande giocatore insieme a Bonucci e Barzagli. Se ne va Gilardino che poi finisce a terra, ma non vede fallo il direttore di gara, anzi forse ha visto un fallo di mano di Gilardino in caduta. Lascia proseguire la Juventus, Juventus che nonostante lo 0-3 non molla. Nedved arriva Stam, non concede il rigore Bertini. Qui il Milan ha rischiato un po', fischio da parte del direttore di gara. Stam sembrava abbastanza in anticipo nei tempi sulla palla, probabilmente poi in scivolata ha colpito Nedved, vediamo. Eh sì, anche se è anche Nedved che va contro Stam, però insomma se qui l'arbitro avesse fischiato il calcio di rigore ci sarebbe stato poco da dire. Stam è andato lungo nella scivolata, prima a terra Gilardino, adesso a terra Seedorf. Insomma lo sforzo, la grande profusione di energie da parte del Milan inizia a pesare un po' sull'organico della squadra. Recuperiamo, è tranquillo, dice Bertini al suo collaboratore. A terra Seedorf, Gattuso continua ad arringare i tifosi rossoneri, continua a dire a Nedved alzati sempre a cadere. Aveva preso di mira Nedved quella sera Gattuso. Allo spogliatoio del Milan non andava giù che nell'anno solare 2003 il pallone d'oro fosse andato a Nedved e non a Maldini. Maldini aveva fatto una stagione migliore. Si fanno sentire i tifosi della Juventus, Darino Gattuso. Il resto dello stadio fischia. Gioca, dice Gattuso. Avete visto il sorriso finto che dà? Ecco, grande, grande Paolo. Paolo Maldini richiama duro Gattuso come solo Paolo sapeva fare con il suo carisma. Anche Pirlo aveva detto qualcosa a Gattuso, anche Pirlo voleva che Gattuso si calmasse, non volevano rimanere in 10 né Pirlo né Paolo, magari per una leggerezza a compromettere una partita che stava andando benissimo. Attenzione alla Juventus che tiene palla, adesso è la Juve che attacca, il Milan che deve fronteggiare i tentativi avversari, la deviazione di testa da parte di Ibra. Qui rivediamo quello che era accaduto fra Gilardino ed Emerson. Gilardino aveva messo il piede ma era stato rullato poi da Emerson. Poi il cross successivo istantaneo da San Siro, Ibra che batte le mani. Un Ibra in tono minore, quello del 29 ottobre 2005. Va al salto di testa Gattuso. Ancora Gilardino a stretto contatto con Thuram. Occhi fissi sul campo da parte di Carlo Ancelotti. Era stato un Milan, quello dei primi sei mesi della stagione, un po' a due volti. Milan che nei primi mesi, diciamo settembre-ottobre, aveva fatto molto bene in campionato perché era partito male ma poi si era ripreso il Milan. Praticamente da Milan-Lazio 2-0 a Milan-Udinese 5-1, 8 vittorie consecutive. Una serie pesantissima per cui diciamo settembre-ottobre il Milan si era ripreso in campionato ed era andato bene in campionato ma meno bene in Champions League, perché in Champions League il Milan aveva pareggiato sul campo dello Schalke, aveva pareggiato in casa con il PSV Eindhoven, aveva perso 1-0 con il PSV Eindhoven. Tre giorni dopo questo Milan-Juve, il Milan era scarico mentalmente perché aveva dato tutto contro la Juve, aveva dato tutto, era poi gratificato dalla prestazione, dal risultato, da tutto, e andò a perdere 1-0 da Eindhoven. Quindi era un Milan, quello di settembre-ottobre, 8 vittorie consecutive in campionato ma 2 soli punti in 3 partite in Champions League. Poi invece a novembre e dicembre si ribaltano le cose, il Milan da grande importanza alla Champions League, infatti fa una grande rimonta, batte 4-0 il Fenerbahce, 3-2 lo Schalke e si qualifica. Però questo dispendio mentale in Champions League frena la corsa del Milan in campionato, che perde con il Chievo, perde con l'Inter, perde con la Fiorentina.
quindi era un Milan che non riusciva in quella stagione 2005-2006, infatti ci fu nel corso della stagione poi a febbraio dopo una sconfitta in casa con la Roma e una brutta vittoria in casa con l'Ascoli. Il Milan fece team building, Gattuso portò la squadra a fare team building per ritrovarsi psicologicamente, perché era una squadra incapace di tenere mentalmente nello stesso momento sia in campionato che in Champions League. Per due mesi bene campionato, male Champions League settembre-ottobre, per altri due mesi novembre-dicembre bene Champions League, male campionato. Quindi era un Milan che non riusciva a coniugare le due cose. Ed era proprio una scoria psicologica, un retaggio di quello che era accaduto purtroppo nella vita del Milan, nella storia del Milan, a Istanbul contro il Liverpool. Vediamo Camoranesi, che è pronto a battere la punizione, inquadrato Shevchenko. Ecco il cross, il colpo di testa sfiorato sia da Ibra che da Nesta. Ibra strattonato un po' da tutte le parti, Bertini cerca di calmarlo come se fosse facile. Qui anche Paolo Maldini si è arrangiato insomma come poteva, ma l'aveva presa Ibra, l'aveva spizzata Ibra. Adesso c'è il tocco di Kakà per Girardino, brutta entrata di Thuram su Gila. Gila malmenato, maltrattato in quella partita. Non è certo il primo fallo che ha subito Alberto da Biella quella sera, eppure Girardino, l'abbiamo detto, viene da Biella, una città in cui il tifo bianconero era predominante. Lo stesso Alberto Girardino da ragazzino tifava proprio per la Juve. Qui proprio sbilanciato insomma Gila, la palla esce, inquadrato Mutu che sta per entrare in campo. Punizione a favore di Pirlo, è ancora pericoloso Pirlo. Chimenti questa volta riesce a deviare in angolo. In quella stessa porta una settimana dopo Pirlo segnerà anche contro l'Udinese una punizione colpita in quella maniera beffarda e irresistibile che abbiamo visto sia in occasione del gol del 3-0 a fine primo tempo che adesso sulla deviazione in angolo di Chimenti. Dalla bandierina al Milan, ecco il cross, la palla deviata di tacco da Girardino, esce Chimenti, va a recuperare palla Andrea Pirlo con il terzo portiere bianconero inquadrato di spalle. Li rivediamo, insomma una palla che rimbalza davanti a Chimenti che riesce tenendo basse le due manone a deviare. Vediamo Kakà, Kakà per Gattuso, Gattuso vola via Nedved, va al cross, c'è una deviazione, ancora Gattuso, insiste Gattuso che prova per linee centrali, Pirlo deviazione, sembra una scheggia impazzita, la palla alla fine esce, nuovo calcio d'angolo per il Milan e i tifosi rossoneri capiscono che la squadra ne ha ancora, che la squadra non è uscita dalla partita, che la squadra vuole continuare a vivere la grande l'incontro nonostante i tre gol di vantaggio. Kakà, Seedorf, Pirlo, i tre fini vincitori del Milan che hanno messo a segno le tre reti a tabellino nel primo tempo. Calcio d'angolo nel secondo, palla bassa, poi viene anticipato Gattuso da Nedved, di piattone Nesta, c'è un fuorigioco rilevato da Bertini e i suoi collaboratori di Girardino, non solo di Girardino, anche Seedorf e Nesta. Entra Mutu, entra Mutu al posto di Camoranesi. Erano un po' questi i giocatori che prediligevamo oggi, giocatori di talento ma anche grintosi, cattivi, talentuosi ma anche avvelenati. A Moggi come criterio una scelta di giocatori non bastava che fossero di qualità, li voleva anche di una certa mentalità, di un certo temperamento. Recupera palla il Milan con Seedorf che lancia sulla sinistra per Serginho, è andato in scivolata Zambrotta, ha elongato il gambone sinistro Zambro, inquadrato Serginho. Voleva a tutti i costi la palla Zambrotta, anche un po' travolto Sergio qui va detto, mentre Camoranesi riflette. L'andamento della partita non è stato particolarmente brillante l'italo-argentino, colpo di testa del Milan ricordiamo in quegli anni, intanto finisce a terra Gattuso, anche qui un rigore netto, poteva starci prima quello di Stam su Nedved ma poteva starci anche questo di Chiellini su Gattuso che non si è ancora rialzato, ferma il gioco l'arbitro Bertini.
Pirlo studia la situazione, qui vediamo, è anche un po' Pirlo che va, è anche un po' Gattuso che va contro il suo avversario, però insomma un ostacolo c'è da parte dei difensori bianconeri. Ha preso una vera e propria trambata Gattuso, qui inquadrato Thuram, poi Capello, il presidente del Milan Silvio Berlusconi presente a San Siro per Milan-Juventus. Alla fine della partita Silvio Berlusconi avrebbe preso sotto braccio Antonio Giraudo per consolarlo dell'andamento del match. Allontana la Juventus, balza di testa Maldini, poi Serginho. Serginho riesce a perdere questa palla, diciamo riesce perché era nettamente in suo possesso. Nesta non molla un centimetro, Nedved il tiro non riesce a prenderla bene, alla fine Dida incerto su dove posizionarsi sulla linea, alla fine la colpisce male Nedved perché era una conclusione abbordabile per far male al Milan da parte sua. E quindi c'è da parte del Milan la possibilità di ripartire. Ancora gioco fermo, la gara è molto ruvida, non ci sono per la verità grandi proteste a parte l'atteggiamento davvero importante da parte di Gattuso, però insomma ci sono tante botte, però le proteste Gattuso a parte sono un po' nella media. Qui vediamo ancora Pirlo attaccato duro a centrocampo da Mutu, allarga il gioco il Milan che avanza con Serginho, il suo cross caratteristico, palla deviata, succede qualcosa in area, terra Gila, la palla esce, Milan con Inzaghi e Girardino, ma in gol sono andati i giocatori del centrocampo e della tre quarti, ossia Pirlo, Seedorf e Kakà, mentre Inzaghi e Girardino non hanno fatto gol ma hanno fatto un gran lavoro, hanno corso, rincorso, si sono presentati, hanno dettato movimenti, hanno fatto sportellate con i difensori avversari, quindi un lavoro molto importante. Loro non sono mai usciti dalla partita nonostante non siano praticamente mai arrivati in zona gol, perché un attaccante tende poi a frustrarsi, a andare in difficoltà psicologica quando non arrivano palloni, e invece insomma il Milan vinceva, c'era necessità di sacrificarsi e Inzaghi e Girardino lo facevano. Gran botta di Seedorf, Milan balisticamente importante, una partita questa vinta con tre grandi tiri, e qui Seedorf ha voluto riprovarci. Milan che nel secondo tempo si è reso pericoloso con gli stessi giocatori che avevano segnato nel primo, a parte Kakà, perché nel secondo tempo c'è stata la punizione di Pirlo, nel primo tempo Pirlo aveva segnato e nel secondo tempo c'è stata questa occasione di Seedorf e Seedorf aveva aperto le marcature nel primo. Palla lunga di Chimenti, sfiora Nesta che era andato molto in avanti, poi recupera Nelson Dida. Il controllo da parte del portierone rossonero che era uscito dai suoi tre anni d'oro nel aprile del 2005. Nel 2005-2006 Dida non sempre fece bene, restava un portiere importante, però ad esempio ricordiamo un Milan-Sampdoria del girone di ritorno. Quell'anno il Milan perse molti punti sanguinosi contro la Sampdoria. Sconfitto all'andata e pareggio al ritorno. Un tiro di Gasbarroni, Dida andò in bagher a parare, cosa che nei suoi anni d'oro non avrebbe mai fatto. Gasbarroni fece gol, partita sull'1-1 e pareggio pesante in senso negativo per la classifica rossonera. La partita langue, il Milan tiene lontana la Juve dalla propria area di rigore e il punteggio rimane sul 3-0. Vedete qui Chiellini che si ribella all'ordine di Bertini di arretrare per rimettere palla in gioco con le mani. Trezeguet, palla indietro, sforbiciata di Nesta che poi viene travolto da Mutu, e i giocatori del Milan caricati anche dai tifosi vanno su Mutu. L'hai fatto apposta, di la verità, dice Dida con serenità. Ibra e Trezeguet vogliono, qui è stato incredibile Mutu che poi ha anche calpestato Nesta. Anche Seedorf si indigna, Seedorf che ha sempre cercato di tenere una certa calma in campo. Incredibile, incredibile Mutu, incredibile.
Nesta non ci sta. Nesta è stato colpito in faccia da Mutu. Sul labbro, incredibile quello che Mutu è riuscito a fare a Sandro. Vediamo Bertini. Chiedo scusa, dice Mutu. Zeedorf accetta le scuse. Mutu indietreggia. Poi si allontana Nesta. Bertini lo fa accomodare fuori. Un po' gonfio anche sulla parte destra del volto, il labbro di Nesta. Nesta che sta per entrare in campo. Palla lunga da parte della Juve. Thuram si tuffa su Inzaghi, rilanciano i bianconeri, ma il tempo passa e il 3-0 resta scolpito sulla grafica della partita, sul tabellino di San Siro, senza che la Juventus riesca a rendersi pericolosa, anche se resta un'armata importante in grado di azionarsi da un momento all'altro della gara. Milan deve stare attento, non deve calare intensità di ritmo, altrimenti contro una Juventus del genere può succedere di tutto. Gilardino, Zeedorf di prima, fuori gioco di Inzaghi. Lo sguardo di Inzaghi dice tutto. Insomma, difficile da valutare, ma sembrava partito in linea Inzaghi sulla palla di Zeedorf. Vediamo Nedved che cade a terra insieme a Stam, si arrabbia tantissimo Ancelotti. Qui rivediamo. Forse il fallo di Stam c'era, però era un'epoca in cui c'erano tanti sospetti, tanti veleni, non si accettava nulla, proprio perché le istituzioni e all'interno del mondo del calcio lo si sapevano, perso credibilità a Pirlo, si sapeva tutto di quello che accadeva, nel sottobosco del calcio. Non stiamo a fare nomi e cognomi. Avanza Nedved, il pallone viene dato a Zambrotta, ancora Ibra, anzi era Chiellini, non Zambrotta, Zambrotta dall'altra parte, Chiellini prova a rinvenire, Zeedorf però ha già fatto partire contropiede per Pippo Inzaghi ancora per Zeedorf. Zeedorf restituisce palla, fallo da dietro di Nedved, una trambata contro Zeedorf da parte del ceco. Tacchetto alto da parte di Cannavaro. Aveva recuperato palla il Milan, intanto si ripropone Pirlo. Siamo a metà ripresa, sempre 3-0 Milan grazie ai gol del primo tempo di Kakà, di Zeedorf con deviazioni di Vieira, di Kakà al 2-0 con botta al volo dal dischetto del rigore, poi la grande punizione di Pirlo. Mentre sta per entrare in campo Bobo Vieri, Carlo Ancelotti voleva dare minuti a Bobo Vieri. Carlo Ancelotti voleva fare con lì fu un po' un peccato un po' economico e un po' di rivalità del Milan. Intanto esce Inzaghi che non gradisce, in ogni caso se ne fa una ragione, al suo posto Bobo Vieri, erano amici. Entra Bobo. Che cosa succede? Il Milan nel 2004-2005 a Crespo, e Crespo aveva fatto un grande 2004-2005. Crespo voleva essere riscattato dal Milan, bisognava spendere 12-15 milioni di euro da dare al Chelsea. Se fosse rimasto Crespo, il Milan sarebbe rimasto con Crespo e avrebbe anche sempre potuto tentare anche l'ingaggio a parametro zero di Vieri, libero dall'Inter. Però il Milan non voleva spendere i soldi per Crespo, considerato avanti con gli anni e a rischio fisicamente. Poi Crespo si riscattò alla grande nell'Inter, il Milan pagò un po' questa scelta, tant'è vero che Adriano Galliani lo riconobbe scusandosi negli anni successivi a Forte dei Marmi proprio con Crespo. E allora il Milan cosa dice? Prendo Vieri, faccio lo sgarbo ai cugini e prendiamo Gilardino.
che costa sì il doppio di Crespo, però è integro, è giovane, e quindi il Milan fa questo calcolo che pagherà, che pagherà, perché Bobo Vieri fu una scommessa persa, purtroppo dopo pochi mesi in cui non riuscì a incidere nel Milan andò al Monaco, e Crespo invece nel 2006-2007 fece grandi cose nell'Inter, quindi il Milan pagò alla lunga quella scelta, quell'estate. Anche Gilardino fece sì 3 anni al Milan, però senza esplodere, senza consacrarsi. Sì, 55 gol in 3 stagioni, però 55 gol che fanno più impressione a contarli che a pesarli, purtroppo, pur essendo stato Alberto sempre un serio professionista. Però ecco, nell'estate in cui Gilardino viene al Milan, cioè l'estate del 2005, Buffon dichiara, beh, chi prende Gilardino non sapeva ancora che sarebbe venuto al Milan, chi prende Gilardino sposta gli equilibri del campionato, una frase che poi sarebbe usata anche 12 anni dopo per Bonucci. E Gilardino invece non spostò gli equilibri, Gilardino non riuscì a sopportare il peso della maglia, poi aveva in rosa la concorrenza di Draghi come Inzaghi, come altri, psicologicamente andò sotto, e quindi nel balletto delle punte il Milan ci rimise quell'estate. Il Milan può capitare sul mercato di azzeccare, di sbagliare, quella volta non andò bene per quanto riguarda gli attaccanti, lo disse il campo, perché poi tu pensi sempre di far bene, in buona fede per la tua squadra, per il tuo club, poi a volte il campo conferma, a volte il campo smentisce, il campo è sempre in agguato per qualsiasi tipo di calciomercato, sia con grandi investimenti, sia senza investimenti, sia in Italia che all'estero. Esce Nedved fischiatissimo dal pubblico di San Siro, al suo posto Del Piero. Del Piero che non sempre riusciva ad essere nelle grazie di Fabio Capello, anche perché lo stesso Capello doveva poi rispettare le linee societarie. Immagini dal garage di San Siro, mentre il dottor Massimiliano Sala è alle spalle di Gattuso che sta per tornare in campo. C'è delusione contenuta, delusione soffocata negli sguardi dei giocatori della Juventus, sotto di 3 gol a San Siro. Andiamo Pirlo, bellissima apertura di Gattuso, bellissima apertura di Pirlo per Gattuso, la palla esce, Capello la lascia a Del Piero, scontro fortuito fra Chiellini e Gattuso, Gattuso ha subito un colpo niente male, fatica a respirare, si spaventa anche l'arbitro Bertini. Vogliono farlo respirare, ha preso una brutta botta Rino, è in una zona delicata, lì sul costato. Ha fatto fatica a riprendere il corso regolare del respiro mentre Ibra va a rapporto da Fabio Capello. Eccolo Rino che ha dato l'anima davvero in questa partita. Gattuso e Capello, qui siamo nell'ottobre 2005, Gattuso e Capello erano stati fieri avversari nella gara scudetto fra Milan e Roma del maggio 2004, quindi poco più di un anno prima, quando il Milan vinse lo scudetto battendo proprio la Roma 1-0 gol di Shevchenko, e ci furono i petardi lanciati ai tifosi della Roma. E Gattuso polemizzò molto con le dichiarazioni di Capello, adesso che abbiamo visto in rapida successione le inquadrature, non sono entrati a contatto, però abbiamo visto Capello in panchina e Gattuso a terra. Esce in barella Rino con il dottor Sala che lo accompagna. Ancora dolore al costato per Rino dopo l'entrata di Chiellini, non passa la palla di Kakà, va Vieira, c'è il lancio in avanti, quindi Stam lotta duro, Ibra deve lottare con Pirlo, riesce Pirlo a servire Seedorf avanza, allarga il gioco per Kakà, che brutto fallo di Chiellini, che brutta entrata ragazzi, pessima entrata di Chiellini su Kakà, delitto di lesa maestà. Si fa subito sentire al suo indirizzo la curva.
abbiamo la possibilità di rivedere davvero un'entrataccia, quella di Chiellini, col rischio di far male al numero 22 del Milan. Quadrati, Stame, Vieri, erano proverbiali i duelli in allenamento a Milanello fra Stame e Vieri, mentre rientra con la sofferenza del guerriero Gattuso. Pirlo mette in mezzo, sfiora Vieri, allontana Chimenti, poi Paolo Maldini cerca la conclusione spettacolare, la conclusione della partita, ma la palla gli finisce alta. Qui rivediamo l'uscita a pugni in volo di Chimenti, colpo di testa Juventus. Riparte adesso Emerson. Nesta sbaglia, la palla recuperata da Ibra, ma è Gattuso ancora. Dopo essere uscito dal campo per il colpo al costato, torna più barricadero che mai Rino. Attenzione Ibra, qui il Milan ha fatto i primi errori difensivi della sua partita, che era stata perfetta fino a questo momento. Poi allontana Nesta, va Girardino. Girardino chiuso da Chiellini, ancora Vieira, palla dentro, Trezeguet, gol! Gol di Trezeguet a un quarto d'ora dalla fine. Il Milan appena si disunisce prende gol. Ci sono state una serie di situazioni, di errori, sia nei disimpegni che nelle posizioni da tenere. Alla fine la palla scucchiaiata per Trezeguet, che la segue e la butta dentro. E insomma è praticamente a un quarto d'ora più recupero dalla fine. Bella la palla di Vieira, Trezeguet riporta in partita la Juve. Una partita che sembrava chiusa, la Juventus non aveva avuto particolari occasioni nel secondo tempo. Una partita ridotta all'osso questa. Il Milan nel primo tempo tre occasioni, tre gol. La Juve nel secondo tempo un'occasione, un gol. Poi va detto che nella ripresa il Milan ha avuto anche altre occasioni con Seedorf e Pirlo, sempre con tiri da lontano. Gol di Trezeguet e Milan che adesso deve moltiplicare gli sforzi. Però c'era un po' di timore in campo quella sera perché Gattuso era uscito dal campo, era un po' acciaccato. Bisognava diffidare della Juventus che non muore mai. Insomma, questo gol di Trezeguet fu un avviso ai naviganti per il finale di gara da parte del Milan. Vediamo allora la giocata di Del Piero e il cross da parte bianconera, la palla esce. Bisogna tenere i nervi saldi in circostanze come queste. Chiellini protesta, poi c'è Del Piero in campo che può riaccendere la partita da un momento all'altro. Per Capello la gara è tutt'altro che chiusa. Palla il funzionario di Lega. Vediamo Gattuso che sta cercando il respiro giusto mentre il Milan sta per fare un altro cambio. Attenzione Vieri, tiro da lunga distanza, la palla esce, ma insomma consente Vieri di perdere un po' di tempo. Forse è stata anche una deviazione. Entra in campo Cafu, Cafu che deve infondere calma e sangue freddo ai suoi compagni. C'è calcio d'angolo in effetti a favore del Milan, ecco Silvano Ramaccioni. Va dalla bandierina la squadra rossonera. Quadrato, Bobo Vieri con il traversone da parte del Milan. Stam, la palla sorvola il testone pelato dell'olandese. Torna indietro Gattuso che va direttamente da Dida. Si fanno sentire i tifosi bianconeri. Pressa altissimo Ibra, non è ancora entrato Cafu. Va al controllo Bobo Vieri, la deviazione di testa da parte di Thuram e poi ancora Milan che riparte con Kakà sulla fascia destra. Del Piero costretto in ripiegamento, il traversone tutto schiacciato sul petto di Chimenti, ha provato ad andare Bobo Vieri, il portiere bianconero rilancia. Ancora Serginio, quindi al netto di tutto questo quella sera 29 ottobre 2005 c'erano nella Juve Abbiati in panchina, che sarebbe poi tornato nel Milan, Zambrotta, Emerson e Ibra in campo, che sarebbero poi andati in epoche diverse fra loro al Milan. Mentre nella Juve, nel Milan c'era Pirlo, che sarebbe poi andato a giocare proprio nella Juve. Ieri il tiro alto, si era liberato bene. Tutti i tifosi rossoneri speravano che Vieri esplodesse da un momento all'altro, anche per poterlo rinfacciare ai cugini interisti, ma al di là del gol di Empoli non andò Vieri. C'è una casistica proprio nel Milan dei giocatori che segnano contro l'Empoli e poi non segnano più, soprattutto attaccanti. È successo a Bobo Vieri, gol contro l'Empoli e poi delusioni. È successo a Fernando Torres, gol contro l'Empoli nel 2014-2015 e poi delusioni. È successo a Mattia Destro nella stessa stagione, entra Gilardino intanto.
ritualmente sono accadute queste cose nella cronologia dei centravanti rossoneri. Vediamo Gattuso. Gattuso che dà palla in profondità, Kakà. Kakà dentro ancora. Palla servita all'indietro per Cafu. Cafu può avanzare, Cafu cerca di superare Chiellini. Poi c'è il fischio arbitrale da parte del direttore di gara Bertini. Protesta sorridendo Marcos Evangelista De Moraes, che è stato giocatore di Capello nella Roma dello scudetto 2000-2001. Capello era l'allenatore, Cafu un suo titolarissimo. Adesso sono qui gli ex campioni d'Italia della Roma insieme, avversari, un Milan-Juventus teso, vibrante, cattivo, nervoso, nevrile. Rilancia il Milan, ma la palla è ancora della Juventus con Mutu. Mutu la porta avanti, avanza Mutu, il tocco dentro è per Vieira. Vieira allarga per Del Piero, il cross, esce Dida. Dida che poi imposta il gioco per Seedorf. Allarga il gioco Vieri. Palla servita a Seedorf. Seedorf da palla dentro, ancora Vieri. Il lancio lungo di Pirlo. Poi viene fermato Kakà. Ancora il rilancio bianconero, Stam di piattone con il petto Ibra, che riesce a servire i suoi compagni di squadra. Poi va a controllare Del Piero. Del Piero fa palla lunga, arriva di testa Nesta. Poi Zambrotta. Zambrotta cerca il tiro, non riesce a colpire bene la palla. La palla che rimane schiacciata, che esce flebile. E poi il Milan riparte con Kakà, che non ha fatto una partita scintillante, non ha fatto una partita spettacolare Kakà, però si è impegnato, è stato diligente, ha lavorato con la squadra e per la squadra. Quadrato Carlo Ancelotti, la rimessa con le mani di Cafu. Vieri di testa, rilancia la Juventus. Quindi Nesta che allarga per Serginho. Serginho prova a mettere in mezzo Gattuso, ancora Pirlo di piattone. La palla è troppo lunga, non è proponibile uno scatto da parte di Marcos Evangelista De Moraes Cafu. E quindi Pirlo rimane molto attento in attesa degli sviluppi sul rilancio bianconero. Pirlo che ha sempre avuto dalla sua una proverbiale freddezza. Pirlo è sempre molto presente a se stesso, nelle grandi gioie come nelle grandi delusioni. Questa è una dote. Gattuso si è sempre lamentato di Andrea Pirlo, dice, anche prima delle partite più delicate, delle partite più importanti, delle partite storiche, Pirlo riusciva sempre a dormire la notte e tutti noi ci siamo sempre chiesti come faceva. Tanto Serginho, avete visto poco fa, recriminare con termini, insulti anche piuttosto duri. Non è da Sergio, Sergio è sempre stato piuttosto sereno in campo, qui viene maltrattato. Poi la palla allontanata, c'è un aneddoto che riguarda Serginho. Alla fine di questa stagione 2005-2006 ci sarebbe stata Calciopoli. E dopo le prime voci sulle intercettazioni telefoniche, Serginho si presentò in un allenamento a Milanello sul campo ribassato con una fascia nera al braccio. Tutti chiesero a Sergio perché quella fascia e Sergio rispose: porto il lutto, porto la fascia nera in segno di lutto per la morte del calcio italiano. Era una battuta amara, ma pur sempre una battuta, non aveva tutti i torti per certi aspetti. Serginho, ieri viene fronteggiato da Thuram, ancora Bobo Vieri che dà palla indietro. C'erano grandi aspettative su Bobo Vieri, vedete tutte le volte che la palla arriva da Vieri, vedete come lo accompagna la folla di San Siro, perché la folla di San Siro si aspetta che da un momento all'altro sbocci Vieri,
che diventi irresistibile come nei momenti migliori della sua carriera. Invece purtroppo è un Vieri di fine corsa, un Vieri in calo, un Vieri non certo nel pieno delle sue doti, della sua potenza, e lo si vede, insomma, ad ogni giocata lo si vede, lo si percepisce. Ancora con il piattone Pirlo, quindi Kakà, Gattuso attaccato da dietro, subisce fallo da Del Piero. Gattuso, dopo il gol di Trezeguet, la Juventus non è più riuscita a raggiungere la rigore del Milan, e quindi questo depone a favore della lucidità con cui il Milan, anche nel momento delicato post gol bianconero, ha affrontato quella sera i rivali bianconeri che erano favoriti. Esce Seedorf, al suo posto Calazze, tira i remi in barca Carlo Ancelotti, standing ovation di San Siro. L'applauso a Seedorf è un primo applauso a tutta la squadra per una grande gara, una grande notte di Milan. Un Milan che ha tramortito la Juventus nel primo tempo con i gol di Seedorf che ha aperto le danze, e poi di Kakà e Pirlo. E il secondo tempo è stato una frazione di gioco nella quale il Milan non ha mai sbraccato ed è sempre riuscito a rimanere intenso, concentrato, lucido. Cori per Seedorf, avanza la Juventus, va Del Piero, Del Piero viene fermato da Vieri, Vieri che viene ammonito da Bertini, spende il fallo da giallo l'attaccante rossonero. Adesso tocca a Milan provare a ripartire. Vieri aveva segnato il mercoledì precedente, quella volta si era giocato mercoledì Empoli-Milan 3-1, vantaggio Empoli, poi doppietta di Gilardino e terzo gol rossonero di Vieri. Si era giocato in serale, infrasettimanale, Empoli-Milan 1-3 il mercoledì, e poi al sabato sera Milan-Juve 3-1. Avanza la formazione bianconera, c'è il cross, il colpo di testa tentato da Ibra, palla esce, sconto duro fra Ibra e Nesta, erano appuntiti entrambi quella sera Sandro e Ibra, che poi sarebbero diventati campioni d'Italia insieme nel Milan 2010-2011. La terra Nesta, però Nesta Ibra in qualche modo, poi Nesta per carità era compagno di squadra di Ibra, Ibra ha fatto tutto, però Nesta non fece sconti a Ibra, nemmeno da compagno di squadra, quando c'era da dirgli le cose che non andavano gli diceva, dopo tanti duelli in campo d'avversario. Ad esempio ci fu, prima di un Bari-Milan del novembre 2010, ci fu un lite, vero e proprio pestaggio in allenamento fra Ibra e Onyewu a Milanello, ricorderete Onyewu, e alla fine ne fece le spese Onyewu, perché Onyewu non venne convocato per la trasferta di Bari. Ibra naturalmente venne convocato, ma Nesta disse a Ibra a nome di tutto lo spogliatoio che secondo loro aveva ragione Onyewu, e Ibra giocò a Bari, Milan vinse 3-2 portando ancora sul volto qualche segno, qualche graffio di quell'incredibile pestaggio con Onyewu, una cosa impressionante, non riuscivano a dividerlo. E adesso quella sera, anni prima, li rivediamo avversari, Nesta Ibra in un Milan-Juve 3-1 a favore del Milan, 29 ottobre 2005. Abbiamo riproposto su Milan TV una grande notte di calcio sciabola, di calcio pesante, di calcio duro. Cafu non riesce a raggiungere Kakà, parte Emerson, solo brasiliani abbiamo nominato sugli ultimi tre tocchi. Avanza Mutu, che poi era un po' un brasiliano di Romania. Eccolo Mutu che dà palla dentro, una palla che schizza e torna indietro, Emerson si fa ingolosire dal tiro, poi cerca di sfondare, allontana di piedone Maldini, arriva di pettone invece Bobo Vieri, il tocco è per Calacalazze che era rimasto terzino sinistro. Qui siamo nella stagione 2005-2006, cosa succede in questa stagione? Che Calazze in quel momento era la riserva di Serginho, terzino sinistro, perché lui più che specializzarsi come terzino sinistro era tornare a fare il difensore centrale. Poi qui siamo nell'ottobre 2005, fine ottobre 2005, ai primi di dicembre 2005 si fa male Maldini in Milan Schalke 04, arriva l'occasione per Calazze, attenzione Ibra, arriva l'occasione per Calazze che sostituisce Maldini in quel Milan Schalke come difensore centrale e poi rimane titolare come difensore centrale per i mesi in cui Paolo Maldini rimane fuori squadra per infortunio.
però fino all'infortunio di Maldini Cala è il terzino sinistro riserva di Sergini. Poi diventerà nel corso di questa stessa stagione titolare difensore centrale a fianco di Nesta e fece molto bene quell'anno. Poi nel prosieguo della sua carriera ebbe qualche problema, soprattutto nel 2009-2010 da difensore centrale. Calò di rendimento pesantemente in quella stagione, proprio 2009-2010, però nei primi anni, nelle prime due stagioni, 5-6-6-7, da difensore centrale fece piuttosto bene Calazza. Certo è che a un certo punto poi, quando stava bene Maldini, i titolari erano sempre Nesta e Maldini. A terra Serginho, ci avviciniamo al 90esimo e stiamo per entrare nella fase di recupero. Dunque il Milan non si è fatto impressionare dal gol di Trezeguet e ha tenuto l'asticella della propria attenzione molto alta. Sempre 3-1, sempre a dettare legge i tre gol del primo tempo, quelli di Seedorf, di Kakà e di Pirlo. Eccolo Kakà per Pirlo, che può tirare, palla dentro, colpita forte da Pirlo. Kakà la insegue, la tiene viva, attaccato Riccardino da Cannavaro, anche Zambrotta va a raddoppiare, la palla esce angolo. Angolo aveva chiesto rinvio dal fondo Cannavaro. Questa è un'immagine insolita, perché non lo ricordavamo Silvio Berlusconi seguire in piedi una partita del Milan. L'abbiamo sempre visto seduto. Questa è l'unica testimonianza filmata di un Silvio Berlusconi in piedi, quindi particolarmente teso per una partita del Milan. Anche Galliani, per la verità, in piedi così. Rarissime le immagini di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in piedi, soprattutto a San Siro. Soprattutto il presidente Berlusconi, bella palla per Calazze, esce la Juventus, 5 minuti di recupero, ancora 4 da giocare. Ma è vero che il Milan ha subito pochi mesi prima di questa gara 6 gol in 3 minuti, ma insomma prenderne in 3 minuti e 50 di recupero 2 sembra abbastanza incredibile. Invece erano seduti Moggi e Giraudo, ma insomma meglio stare in piedi e vincere 3-1 che stare seduti ed essere sotto 3-1. Forse non era uscita del tutto questa palla di Ibra, forse non era uscita del tutto. Atteggiamento di chiusura, braccia, come si diceva a scuola, concerte da parte di Fabio Capello. La rimessa con le mani e Milan lascia scorrere il pallone Vieri, colpo di testa da parte dei bianconeri, la palla esce. Guardato l'arbitro Bertini, Vieri ha qualcosa da dire, si sono scambiati gentilezze lui ed Emerson. Colpo di testa di Gattuso che schiaccia verso Kakà, chiama il contropiede la folla di San Siro, accompagna Gattuso, Kakà salta l'uomo, preferisce portare palla, preferisce tenerla. Stanchissimo, ha lavorato e corso tanto, una delle poche partite oscure di Kakà, nel senso che partite non da highlights ma di grande sostanza e di grande aiuto alla squadra, quindi era molto stanco Riccardino. Del resto ogni secondo che passa è una conquista palmo a palmo del Milan, che va a vincere alla grande una partita nella quale non era certo favorito. Ibra recupera Gattuso, partita al netto di episodi favorevoli, insomma monumentale da parte di Rino, che ha ricevuto, lo ammettiamo, qualche sconto dall'arbitro, però ha giocato sul piano dell'adrenalina, dell'intensità fisica pura, una gara capolavoro. Zambrotta pressato da Serginho, che è stato messo in attacco da Ancelotti nel rimescolamento di carte finale. Nesta per Gattuso, Gattuso torna da Dida. Milan che mette in ghiaccio questa partita di fine ottobre, balza di testa la Juventus, tiene palla la formazione rossonera, giro palla Milan, Pirlo, Calazze, avanza Cala, possesso palla Milan, palla dentro per Vieri e il suo tiro esce, ma era in fuorigioco Bobo. San Siro era pronto ad esplodere per un boato speciale per il gol di Vieri, qui c'era il fuorigioco sulla palla data in ogni caso sapientemente da dietro da Kakà. Eccolo inquadrato Bobo Vieri e si sta per entrare ormai in quella fase che tutti sognano nelle grandi partite, arrivare all'ultimo minuto col punteggio al sicuro in attesa solo del fischio finale. Sono quelle partite in cui ti puoi permettere il conto alla rovescia, già di guardare la classifica, già di fare qualche sfottò all'avversario, insomma sono quei momenti delle partite forse che ti godi di più l'ultimo minuto della grande partita vinta, che ti godi di più dell'intero post partita stesso, perché poi consumi, qui pregusti. Avanza Cafu, colpo di testa di ancora Cafu,
recupera palla la Juventus, Emerson, Juventus che ci riprova ancora, grande abnegazione anche da parte dei bianconeri che però hanno giocato una partita poco pericolosa nel complesso, sempre con le mani dietro la schiena Ancelotti. Kakà, lo vedete, la partita dispendiosa e oscura di Kakà, lo vedete proprio da difensore, rinvio di stanchezza del giocatore che ha dato l'anima. Vediamo la rimessa con le mani di Cannavaro, Kakà in sacrificio, poi nel Milan dell'anno successivo un Milan diverso avrebbe fatto la stella. Kakà si concede la licenza poetica del palleggio, Gattuso, ecco Gattuso che domina, ecco Gattuso che beve il calice profumato della vittoria, della prepotenza, della vittoria del Piero. Ci prova ancora del Piero, l'ultimo a mollare, il suo tiro è l'ultimo frame, l'ultima immagine del match. Boato di San Siro, 3-1 alla Juve, occhi negli occhi, il Milan ha piegato lo sguardo dei bianconeri. Milan travolgente, prepotente, perentorio, cattivo, intenso, determinato. Juve concentrata e basta. Ramaccioni Ancelotti, complimenti di Rama al nostro allenatore. 3-1. Ancelotti con stile va da Capello, anche se insomma Capello non sempre era stato buonissimo nei suoi confronti, però sapeva conservare sempre il rispetto. Ancelotti, 3-1 Milan, una grande notte. Roberto Bettega rientra così negli spogliatoi di San Siro, Shevchenko in campo ad abbracciare Kakà, ringraziare i compagni, Zambrotta in fondo al cuore tifoso rossonero, anche se lui aveva vissuto sulla pelle la delusione di Manchester perdendo con la Juventus la finale di Champions contro il Milan. È tutto su Milan TV, è tornata Milan-Juve 3-1 del 29 ottobre 2005, se teniamocela nel cuore questa data. Forza Milan, forza Milan, forza Milan.